devono pagare l'IMU per tutti i fitti intestatari. Quanto ricevi? Quanto ricevi? 300.000 euro a semestre. A semestre. Aperto questo. Andiamo. Buon pomeriggio a tutti e grazie per la presenza. Un ringraziamento che vale doppio in un momento particolare che insomma vede la nostra città purtroppo interessata di un aumento esponenziale dei casi di Covid, quindi noi abbiamo provato a fare un numero veramente contenuto di presenze fisiche, però abbiamo dato l'opportunità che questa tavola rotonda possa essere seguita da moltissime televisioni locali e andrà in rete in diretta streaming, quindi ci saranno tanti canali su cui può essere seguita. Quindi davvero vi ringrazio per la vostra presenza, per le autorità presenti, tutti gli amici che hanno accettato di buon grado questo invito. Io adesso, prima di cominciare a entrare nel vivo di questa tavola rotonda, passerei la parola per un saluto alla Sua Eccellenza il Prefetto. Prego. Veramente solo per un brevissimo saluto, perché sono anch'io abbastanza ansioso e curioso di seguire questo dibattito, che tratta una materia che forse è poco trattata, c'è qualche cosa in giro, ma soprattutto per quanto riguarda, ai noi, il rapporto donne-ndrangheta, devo dire che si tratta di un qualcosa che, avendo una certa esperienza, non è certamente molto esplorato. Posso solo dire, per la mia esperienza professionale, che è una cosa che mi ha sempre colpito nei diversi anni che ho trascorso quale responsabile della Commissione Pentiti a Roma, mi ha sempre colpito il fatto, innanzitutto, della scarsità dei collaboratori o dei testimoni di giustizia calabresi, e in particolare per il numero ristrettissimo di donne di 'ndrangheta che decidevano di decidere i loro rapporti con le organizzazioni mafiose. Certamente abbiamo avuto anche qualche caso molto noto a livello anche mediatico, mi riferisco al caso di Lea Garofalo, che, come sappiamo, ha avuto un esito tragico, e tuttavia credo che sia particolarmente importante scoprire, come sono certo avverrà oggi, questi particolari aspetti. Io mi auguro che alla fine il fenomeno sia molto limitato, almeno per quanto riguarda l'altra parte del cielo, se il cielo si può definire un qualcosa come la 'ndrangheta. Tuttavia è bene parlarne, perché solo arricchendo la nostra esperienza, cercando di arricchire anche le nostre cognizioni, conosciamo meglio questo fenomeno e tutti noi, ciascuno per la parte di propria competenza, può fare qualcosa di più per contribuire a destriparlo. Quindi vi ringrazio, vi saluto, sono costretto a farlo, mi dispiace, l'ex questore, non me ne vorrà Bruno Megale, l'ex questore di Reggio Calabria, con il quale ho condiviso un pezzo di percorso reggino, e saluto tutti i relatori e li ringrazio anticipatamente. Grazie a tutti. Grazie. Grazie, prefetto. E allora direi che mi ha dato un assist importante, è vero, prefetto, riteniamo, anch'io sono convinta che il tema delle donne e dell''ndrangheta, delle donne di 'ndrangheta e non solo delle donne, nelle varie organizzazioni criminali, abbiamo un'esperta anche di donne e camorra, oggi abbiamo un grande privilegio, è un tema sicuramente trattato non a sufficienza, sicuramente sviscerato ma mai, possiamo dire, esattamente compiuto, quindi anche per l'evoluzione del ruolo, per come si è cambiato negli anni il ruolo della donna all'interno delle organizzazioni criminali, anche per questo non possiamo dire che sicuramente sia stato mai trattato a sufficienza. Le donne che per lungo tempo sono state all'interno delle organizzazioni criminali sottovalutate, non solo dall'immaginario collettivo, non solo dalla società civile, ma sono state, possiamo dire, davvero ignorate anche dalle,
dalla magistratura inquirente, ma anche dalla magistratura giudicante. Erano in un cono d'ombra, cioè inesistenti, invisibili. E io entrei nel vivo proprio cominciando a dialogare col dottore Lombardo, che sicuramente non ha bisogno di presentazioni, lo conosciamo tutti noi, perché sarei curiosa di sapere cosa pensa, se è vero che per lungo tempo le grandi assenti nei processi sono state le donne, dottore Lombardo, se è vero che si è immaginato che queste donne non fossero, non avessero quantomeno una caratura criminale, diciamo di pari dignità, consentitemi questa espressione, rispetto diciamo ai loro uomini. Ecco, mi viene da pensare che se ancora una volta, la prima volta che si è cominciato a parlare diciamo di teoria e criminalità al femminile, sappiamo era alla fine del 1800, no? Insomma, Lombroso aveva concluso negando la presenza del crimine nelle donne. Cioè, ancora una volta Lombroso si era sbagliato nelle sue teorie, consentitemi di dire, e aveva ritenuto che le donne, non per fare un complimento alle donne, vorrei dire a tutte le signore presenti, non faceva un complimento a Lombroso dicendo che il crimine non apparteneva al genere femminile, anzi le disprezzava, perché arrivava alla conclusione che non apparteneva alle donne il crimine perché erano cretine, perché erano sicuramente meno capaci, meno intelligenti, e quindi non erano all'altezza di sviluppare diciamo questa attitudine a delinquere. È stato smentito dai fatti, e io vorrei, proprio lanciando questo input, chiedere al dottore Lombardo come è cambiata e quando le donne sono comparse davvero sulla scena, anche non solo processuale, ma quando la magistratura ha cominciato a porre la giusta attenzione a quello che era lo spessore criminale delle donne dell'Andrangheta. Prego, dottore Lombardo. Solo in apparenza è una domanda sola, in realtà. È un insieme di domande anche. Ma lo posso appoggiare? Dicevo, un insieme di domande anche su tematiche certamente non facili. Intanto, grazie dell'invito, grazie a tutti i presenti. È una tematica attuale, devo però segnalare che nella premessa della domanda che fa Giovanna c'è un passaggio che non corrisponde poi alla storia processuale di questo distretto, nella misura in cui non c'è stata una sottovalutazione a prioristica rispetto al ruolo delle donne, ma si è registrata soprattutto negli ultimi anni una tendenza evolutiva proprio in relazione alla struttura interna delle organizzazioni criminali, che per una serie di motivi che io cercherò di sintetizzare con poche battute, perché il tema è complesso, vi dico subito che il nostro ufficio ci lavora in maniera specifica dalla fine del 2007, e cercherò di spiegarvi anche perché, anche in quel caso non fu una scelta, diciamo, senza riferimenti oggettivi a quello che noi stavamo cercando di ricostruire, prima in sede investigativa e poi processuale. Dicevo perché la presenza delle donne all'interno dei circuiti criminali è sempre stata evidente, ma quell'evidenza familiare non sempre è diventata un'evidenza spendibile in sede processuale. Anche qui sembra, diciamo, un discorso semplice da spiegare, in realtà non lo è, soprattutto se consideriamo che la strutturazione interna dell'Andrangheta già nella seconda metà del secolo scorso prevede strutturalmente una figura, diciamo tecnicamente una dote, che è appannaggio delle donne ed è della dote della sorella d'omertà. Anche qui, diciamo, non è casuale il riferimento a quell'atteggiamento di colei
la quale è chiamata a custodire determinati segreti che poi sono funzionali alla dinamica criminale in cui anche la donna si inserisce. Non sono in grado, e questo sinceramente penso che sia un limite condiviso con tutto, diciamo, l'universo giudiziario, di dirvi quando esattamente le donne entrano a far parte strutturalmente dell'organizzazione criminale, mi sentirei di affermare che non posso escludere che siano sempre state parti integranti di un'organizzazione criminale che aveva bisogno di loro, nella misura in cui, e passo proprio ai riferimenti specifici di cui parlavo prima, il veicolo formativo nel tramandare determinati valori deviati, purtroppo per quello che noi abbiamo ricostruito negli ultimi anni, non è l'uomo, ma è la donna. Per dirvi subito però che è dalla donna che bisogna partire se vogliamo cercare di scardinare fino in fondo un sistema che gli uomini gestiscono con una prospettiva purtroppo non demolitoria. E allora, se il nostro obiettivo è quello, è proprio alle donne che dobbiamo guardare con specifico interesse. Era l'autunno del 2007 e io qui ringrazierò una serie di donne oggetto delle nostre indagini senza fare nomi. Sarà un limite questo, diciamo, nella mia esposizione, ma non intendo assolutamente soffermarmi su figure specifiche se non raccontarvi quello che noi abbiamo ricostruito. Non è questa la sede in cui si parla, diciamo, di persone compiutamente identificate. Era l'autunno del 2007 e noi stavamo lavorando su quelle che erano le tre grandi opere, così indicate dall'autorità governativa, in via di realizzazione in Calabria. Due di queste grandi opere sono state realizzate, la terza, che è il ponte sullo stretto di Messina, ancora non mi sembra di scorgerla all'orizzonte, ma due hanno avuto compiuta realizzazione, sono l'autostrada del Mediterraneo, oggi a due, e la dorsale ionica nel tratto Bova-Palizzi. Lavorando, diciamo, su contesti mafiosi di particolare rilievo, noi ci siamo resi conto che le interlocuzioni di maggior livello, per farvi un esempio, l'interlocuzione che poi porta alla individuazione e ricostruzione in sede processuale della componente apicale riservata dell''ndrangheta, erano tutte interlocuzioni che coinvolgevano le donne, le quali, con un approccio molto più concreto rispetto agli uomini, interloquivano all'interno di dinamiche di 'ndrangheta chiedendo il perché delle cose, cosa che spesso e volentieri gli uomini non fanno, forse troppo presi, capito, da un ruolo interno a quella struttura criminale, che poi però non lascia nulla di percepibile rispetto, diciamo, a quello che è il vissuto quotidiano del soggetto, che ovviamente è criminale, ma allo stesso tempo è anche cittadino, allo stesso tempo è anche padre, allo stesso tempo, diciamo, è capofamiglia, nella misura in cui poi la sera, quando ci si siede a tavola, tu, grande capomafia, devi essere in grado di mettere un piatto di pasta davanti ai tuoi figli. E cioè la donna chiedeva: senti, tu mi racconti di avere un ruolo criminalmente elevatissimo, ma i soldi, le disponibilità finanziarie, dove sono? Perché io non le vedo. E allora quell'insistenza, era un'intercettazione all'interno di un'autovettura, è andata avanti per giorni. E voi sapete bene, da donne, quanto la donna riesce a ottenere se va avanti per giorni. Nessuno di noi poteva sinceramente sperare di trovare un'alleata migliore di quella signora che per giorni, originaria della zona ionica della nostra città metropolitana,
chiedeva, diciamo, al suo compagno: tu mi devi spiegare, perché tu mi racconti di avere un ruolo criminalmente elevatissimo, ma poi in concreto, secondo me, non conti niente. Perché chi conta davvero ha disponibilità che noi non abbiamo, il potere reale, dov'è? E insisteva. Fino a che un giorno, vi dico sinceramente, nessuno di noi poteva sperare tanto, il suo interlocutore ha ceduto, dicendogli: guarda, purtroppo quello che vedi non conta niente, perché quello che conta davvero non si vede. E non mi chiedere dove sono i soldi, perché noi facciamo parte di un sistema molto strutturato, in cui non conta il potere che ha il singolo, conta il potere che tutta la struttura nel suo complesso riesce a realizzare. E soprattutto, credimi, quello che conta davvero non è quello che vedi per strada, quello che conta davvero è il cosiddetto mondo invisibile, cioè i grandi capi mafia che poi dettano le dinamiche, che trasformano la 'Ndrangheta da un'organizzazione, da un'associazione per delinquere, ad una enorme holding del crimine a livello nazionale e mondiale. E quella donna insisteva, chiedendo spiegazioni. Quelle spiegazioni ci hanno consentito, con domande puntualissime, di arrivare, voglio dire, a comprendere che lei sapesse esattamente quello che chiedeva. Quindi non era un interlocutore esterno che poneva, diciamo, una domanda al buio, ma viveva determinate dinamiche fino al punto da spingerla a chiedere: visto che da tanti anni viviamo determinate dinamiche, voglio capire quando faremo il salto di qualità, cioè quando arriveremo a vedere i risultati di quello che noi insieme, dico io, stiamo portando avanti. A distanza di qualche anno, o meglio, cercando di seguire anche un filo logico oltre che cronologico, in quello stesso periodo la provincia di Reggio Calabria era caratterizzata dalla presenza di numerosi latitanti di altissimo livello rientranti nello speciale programma di ricerca. E ho qui con me la copia di alcuni provvedimenti che noi abbiamo sollecitato al Tribunale per i minorenni nei primi mesi del 2008. Perché lavorando su questi grandi latitanti, è inutile che io vi faccia il nome di questi grandi latitanti, sono i vertici della 'Ndrangheta cittadina, tutti catturati poi in quegli anni. L'ultimo grande latitante viene catturato nell'autunno del 2012. Percepivamo nell'ascoltare le interlocuzioni familiari all'interno di contesti anche molto strutturati, certamente legati a casati storici, che il veicolo formativo peggiore non erano gli uomini, ma erano le donne che tramandavano determinati valori deviati. Tant'è vero che chiedemmo alla polizia giudiziaria, e sinceramente per quello che mi risulta, per quello che mi è stato detto, è stata la prima volta che vengono estrapolati dati investigativi per essere utilizzati su un versante non tradizionale rispetto a quello che è il contrasto al crimine organizzato, applicando un istituto nel 2008 che esisteva nel nostro sistema dal 1942, abbiamo proposto alla Procura presso il Tribunale per i minorenni di avanzare richiesta al Tribunale per i minorenni per pronunciare la decadenza della potestà genitoriale non del genitore mafioso, il mafioso conclamato che peraltro l'aveva persa in alcuni casi in quanto condannato all'ergastolo, ma in relazione alla donna che non assumeva rilievo penale perché purtroppo non c'erano tutti gli elementi che servivano a spostarsi su quel piano, ma aveva enormi responsabilità in relazione al percorso formativo che doveva garantire ai figli, nel momento in cui era padre e madre allo stesso tempo, proprio perché il padre latitante a casa non ci stava da decenni. Qui stiamo parlando di gente che era latitante da 18 anni. E quello ha aperto, secondo me, la strada, perché poi è stata accolta
questa richiesta, su un grande capomafia, o meglio, su, in relazione alla vicenda collegata ai figli minorenni di un grande capomafia di Reggio Calabria, tanto da essere ripresa poi nel corso degli anni per arrivare a quello che è il protocollo Liberi di Scegliere, sviluppato benissimo dal nostro Tribunale per i minorenni, protocollo a tutti noti. Cioè, era inaccettabile assistere a contenuti familiari gravissimi, in cui sostanzialmente si aveva la prova di quelli che erano i meccanismi di reiterazione di determinate condotte, che ovviamente dai padri venivano trasmessi ai figli attraverso le madri. Ricordo perfettamente quando, interloquendo con il procuratore aggiunto dell'epoca, questa volta il nome lo posso fare, Salvo Boemi, andammo io e il collega Galletta da lui, in quanto titolari di queste indagini legate ai latitanti della città, proponendo una, diciamo, lettura diversa di determinati elementi, Salvo Boemi ci disse chiaramente: attenzione ragazzi, hanno messo in conto condanne, ergastoli, sequestri e confische, i figli no, ci ammazzano tutti. Se gli tocchiamo i figli, ci ammazzano tutti, tocchiamogli i figli. E so perfettamente quello che ne è derivato, ecco perché io ti ringrazio per questo incontro di oggi. Ci è stato detto per anni che quella non era la strada. E quell'approccio è stato abbandonato per 5-6 anni. Giovanna, noi ci conosciamo, lo sai che io non riesco ad essere eccessivamente, diciamo, diplomato. Ci è stato detto che non era la strada. E quindi quelle richieste che noi avevamo avanzato in quel caso al rosso dei carabinieri, ma ovviamente ci lavorava la DIA, su alcuni grandi latitanti ci lavorava la squadra mobile, non sono state reiterate in un cambio di prospettiva che andava oltre la stratta di rilevanza penale di determinati comportamenti. Perché noi abbiamo, come pubblici ministeri, anche doveri di rilievo civilistico, soprattutto in presenza di un percorso che il Tribunale per i minorenni aveva avallato. Quando parlammo con Carlo Macri, procuratore della Repubblica, presso il Tribunale per i minorenni, disse: mandatemi quello di cui mi state parlando, io farò quello che devo fare. E il Tribunale per i minorenni capì che bisognava incidere su meccanismi che probabilmente, voglio dire, avevano davvero creato le condizioni ed un'andrangheta nel suo foro interiore ancor più forte rispetto a quella che si manifestava all'esterno. Oggi a che punto siamo? Oggi penso che le tracce, voglio dire, di un determinato lavoro siano evidenti. Io non ti voglio dare numeri statistici, perché devi sapere che le variabili nel momento in cui si avvia un'attività di indagine sono assolutamente imprevedibili. Non è mai capitato, questo lo posso dire con certezza, che ci fosse un'operazione di polizia giudiziaria o un processo istruito esclusivamente a carico di donne. Perché certamente, voglio dire, se andiamo a vedere e a valutare questo aspetto, la percentuale di donne che hanno ruoli parificabili a quelli degli uomini è certamente inferiore. Ma non è, diciamo, questo l'aspetto che a mio modo di vedere conta di più. Contava molto invece comprendere perché la donna all'interno fosse indispensabile, perché la donna all'interno assumesse un ruolo che spesso e volentieri, non venendo esteriorizzato, rimaneva al di fuori dei processi. Questo era, diciamo, il nostro intendimento. Qualche anno dopo, e concludo, un'altra donna tornava a chiedere con insistenza a un importante capomafia di Reggio Calabria, questa volta, quindi non della Ionica Regina, e gli diceva: ma secondo te hanno capito tutto, parlando di noi? Perché sai, mi hai raccontato determinate cose, perché ci siamo confrontati su tutta una serie di temi, ma secondo te hanno capito tutto? No, non hanno capito tutto, gli diceva quello.
anche qui la donna dimostrava di sapere e di avere un ruolo, voglio dire, che assumeva rilievo, secondo noi, importante proprio perché l'interlocutore non era un intervistatore, era colui il quale, voglio dire, interagiva su determinate tematiche che sono di rilievo penale. Non hanno capito tutto, gli diceva, anche quella donna va ringraziata profondamente, perché devi sapere che alcune cose non le sanno, sanno dell'Australia, sanno del Canada, ma non sanno, e invece sapevamo, ma ci ha dato ovviamente la conferma ulteriore, che ci sono livelli superiori che non sono legati a quello che universalmente, diciamo, viene considerato il nostro periodo, perimetro operativo. E allora che cosa siamo chiamati a fare? Intanto non dobbiamo avere posizioni precostituite, intanto dobbiamo essere in grado, a mio modo di vedere, di andare oltre con lo sguardo e di superare tutta una serie di steccati che spesso e volentieri sono legati ormai a dinamiche che non esistono più. Le organizzazioni criminali si sono fortemente evolute negli ultimi anni, si sono fortemente trasformate e in questa trasformazione purtroppo hanno avuto un ruolo anche le donne. Ecco perché dico che è dalle donne che dobbiamo partire, perché la destrutturazione di quel mondo, a mio modo di vedere, può avvenire in tempi più rapidi se riusciamo a recuperare le verità che le donne conoscono. Bene, e ringraziamo il dottore Lombardo per... che facesse un'analisi completa, Giovanna, l'avevamo già intuito, infatti avevamo poi preparato anche delle domande, delle seconde domande, ma ovviamente il dottore anticipa sempre in questo senso le nostre curiosità. Qui con noi oggi c'è il sostituto procuratore della Repubblica, in servizio alla Procura della Repubblica di Napoli, Liane Esposito. Chiaramente io la conosco nel senso che ho seguito le sue attività nel corso del tempo, insomma, pubblico ministero di rilievo, alla quale vorrei chiedere, proprio partendo dalla riflessione del procuratore Lombardo, se quanto questo fenomeno che nell''Ndrangheta abbiamo visto essere davvero rilevante sia registrabile anche all'interno di un'organizzazione certamente diversa nella sua strutturazione, come la Camorra. E in più, il secondo aspetto, se, differentemente magari da quanto è accaduto in Calabria, dove gli esempi non sono così tanti, vi sia una qualche incidenza del fenomeno del pentitismo di donne, e qual è il contributo eventualmente che queste donne hanno offerto nella ricerca della verità. Innanzitutto grazie per... e per l'ospitalità. Le donne nella Camorra, sì, ci sono donne nella Camorra a Napoli, i clan sono tanti, sono distribuiti in maniera a volte pulviscolare sul territorio, sono clan violenti, di efferata violenza. Come arriva la donna alla Camorra? Ci arriva o per discendenza, perché figlia o sorella di affiliati, o per coniugio. Pensate a quartieri degradati dal punto di vista sociale, dal punto di vista economico, dal punto di vista culturale. Ci sono queste ragazzine che non sono scolarizzate o sono malamente scolarizzate, per le quali l'unico punto di l'unico modo per conquistare un rilievo sociale e anche una modalità di sostentamento economico è sposare e soprattutto fare un figlio con un esponente, un ragazzo a sua volta che ha un ruolo di rilievo nel crimine organizzato. Ed ovviamente più è alto il rilievo, il calibro criminale del suo compagno, maggiore sarà il suo ruolo sociale. E allora cosa accade quando poi il suo convivente, il suo ragazzo, il suo marito viene arrestato ed entra in quel circuito di misure cautelari, detenzioni, condanne, scarcerazione, nuovo arresto, nuova misura cautelare?
dipende dall'indole della donna e anche dal ruolo criminale che aveva il suo compagno, perché se era un gregario, alla donna non resta che riproporre questa catena e quindi ritrovare un nuovo compagno, fare un altro figlio, aspettare poi a sua volta che questi sarà di nuovo arrestato, cercare un nuovo sostentamento, una nuova modalità e fare un altro figlio. Ci troviamo quindi in quei contesti degradati. Ricorderete il caso del defenestramento di Fortuna, quella bambina. I colleghi si trovarono nella difficoltà di individuare quelle che erano le figure genitoriali di riferimento della ragazzina e di altri bambini di quel contesto degradato che è il Parco Verde di Caivano, la più grande piazza di spaccio d'Europa. Perché appunto queste donne, queste ragazze si trovano con questi figli, tanti padri, tante figure genitoriali che si sostituiscono nell'ambiente di riferimento. Se invece il calibro criminale del coniuge, del marito, del compagno era importante e la donna ne ha la struttura psicologica, emotiva, la scaltrezza, allora la donna inizia innanzitutto a veicolare quelle che sono le decisioni dal carcere agli associati, agli affiliati, inizia a distribuire gli stipendi. Non funge più come ho sentito dire qui in Calabria, semplicemente da ispiratrice, da suggeritrice di quelle che sono le strategie, ma addirittura arriva a essere considerata il capo, il reggente del clan. E lo fa senza paura. Noi abbiamo tantissimi esempi, storicamente Rosetta Cutolo, ma poi abbiamo la signora, quella che si chiamava così perché non si aveva il coraggio di dire il nome, Anna Mazza. Abbiamo tanti esponenti, lei De Luca Bossa, abbiamo tantissime donne che decidono omicidi, che distribuiscono stipendi, che assumono decisioni e per la verità, per la mia esperienza, lo fanno anche senza quelle, quegli atteggiamenti a volte guappeschi dei loro compagni. Sono più fredde, più lucide, non indulgono in queste manifestazioni esteriori plateali e quindi fanno più male. Io ricordo un collaboratore di giustizia, clan Belforte, si trattava di far condannare Maria Buttone, moglie di Domenico Belforte. Ecco, io vedevo che arrivavano le vittime di attività estorsiva in tribunale e ammettevano, indicavano, accusavano gli autori maschi, ma in qualche modo erano ritrosi nel accusare la donna, quasi come per un patto non scritto che era stato in qualche modo accettato. Gli uomini sì, la donna no. E invece intervenne un collaboratore, ne intervennero tanti, ma ce n'era uno che mi colpì, perché quando si trattò di dover descrivere la personalità di questa donna, il fatto che lei dava ordini, il fatto che lui uomo aveva paura di lei donna, quasi a giustificarsi disse al tribunale, disse Presidente, io come ve la devo descrivere? Tutto questo in dialetto, quindi anche simpatico. Come ve la devo descrivere? In effetti non è una donna, è un uomo. Questo era il modo, il tentativo che io aveva compiuto per spiegare il tipo di calibro e la freddezza criminale della signora. Seconda parte della domanda, il pentitismo. Sì, le donne collaborano con la giustizia, ovviamente sono poche. Sono poche, io ne ho interrogate tante, Maria Duraccio, Anna Carrino, ce ne sono e sono precise, dettagliate, non hanno un atteggiamento, di un passo avanti e un passo all'indietro nella collaborazione. Quello che però osservo è che esattamente come i loro
come dire, associati di sesso maschile, decidono di collaborare con la giustizia mai per un momento di afflato religioso, mai per un motivo di scelta civica, sempre per una decisione estremamente pratica, pragmatica. O sono, come dire, nella parte sbagliata del clan nell'ambito di una faida interna, o stanno per perdere e addirittura avere rischi per la loro incolumità. Questi sono i motivi, oppure perdono il sostentamento, che so, la mesata dal carcere non le viene più assicurata. Capita a volte che si tratta di figure gregarie, cioè di mogli di gregari, e quando si trovano ad avere, come dire, col marito che sceglie di collaborare, allora loro, nell'incertezza, se non hanno figli in età scolare, per i quali, ecco, come diceva il collega un minuto fa, figli in età scolare che rischiano di essere sottratti alla mamma, allora seguono la collaborazione. Se si tratta di donne che non hanno questi vincoli o hanno figli adolescenti o già grandi, allora molto spesso non seguono le orme e ritornano nella famiglia nel ripercorrere quel discorso di legarsi a un altro affiliato. Bene. Allora io direi a questo punto di coinvolgere, lo vedete collegato a distanza, sempre iperimpegnato, ma devo dire altrettanto disponibile a partecipare a questi eventi, Klaus Davi, mass meteorologo giornalista. Buonasera Klaus, ci senti? Buonasera. Abbiamo sorpreso durante una pausa sigaretta, mi sembra di vedere. Ti abbiamo proprio sorpreso. Guarda, lo mangiano fontana, lo posso fare anch'io. Va bene, va bene. Con Klaus. Un collegamento e l'altro l'ho beccato al diretto. Con Klaus, che ringraziamo ovviamente per essere con noi questa sera, vorremmo un po' ampliare l'orizzonte del nostro ragionamento. Perché fino ad ora abbiamo parlato del ruolo della donna, eppure tu, Klaus, hai analizzato, forse devo dire per la prima volta in maniera così approfondita, anche mettendo un po' a sistema tutte le informazioni che hai raccolto, e in parte anche un'esperienza diretta che tu vivi quotidianamente anche nel contatto con l'ambiente dranghettistico, ovviamente nella prospettiva di chi indaga giornalisticamente, ed è quello dell'omosessualità nelle organizzazioni mafiose. Quindi non solo un ruolo della donna, ma anche insieme il ruolo di chi è omosessuale e la difficoltà allo stesso tempo di chi è omosessuale a rimanere all'interno di questi circuiti criminali. Ecco, ti chiedo semplicemente di poterci illustrare quali sono i risultati, insomma, di questa indagine che tu conduci oramai da tanto tempo. Allora, prima ti ringrazio della domanda. Prima vorrei... Si sente? Sì. Si sente? Prima vorrei ringraziare per l'invito gli autorevoli intervenuti. Per me sarei stato volentieri a Reggio Calabria, ma sono giornate calde, c'è il Quirinale da seguire, le cose varie, sono in partenza per la Puglia, quindi non ho potuto esserci e mi scuso, perché non è facilissimo venire, come ben sapete. Quindi mi scuso. Allora, prima vorrei dire una cosa, se mi consenti, direttore, sulle donne, sulla questione delle donne. Allora, intanto, se noi oggi possiamo affrontare in modo così laico una questione così importante, questo ci tengo a sottolinearlo, è perché c'è stato veramente un grande passo avanti dello Stato nel contrastare l'andrangheta, sia sul piano militare, sia sul piano politico istituzionale, e Lombardo ne sa qualcosa, della lotta anche dei colletti bianchi, insomma, è in prima persona su questo fronte, e qui sia sul fronte culturale, cioè quello che stiamo facendo adesso, la nostra attività, anche il modo di fare il giornalismo, tutte queste cose vent'anni fa non sarebbero state possibili. Proprio perché lo Stato è riuscito con la società civile, che ha mille difetti per carità, lo sappiamo tutti, lo vediamo tutti i giorni, però insomma oggi affrontare questi temi e il fatto che oggi all'interno delle famiglie che io ho conosciuto, con cui
diciamo c'è stato un incontro narrativo, eccetera. Il sostantivo dranghettista o appartenente all'andrangheta o affiliato poi, si è vissuto come negativo, e questo è veramente effetto dell'attività di contrasto dello Stato. Questo lo voglio sottolineare, perché pure io a volte lo do per scontato, ma non è così, perché anche il tipo di lavoro che faccio io non sarebbe possibile se non ci fosse stato questo lavoro diciamo di laicizzazione, mi piace dire così, della visione dell'Andrangheta. Per quanto riguarda la figura femminile, io la vedo dal punto di vista, intanto quello che ci hanno detto i due procuratori, in particolare anche il dottor Lombardo, dice una cosa molto importante sull'Andrangheta e sul sostrato culturale dell'Andrangheta. L'Andrangheta, consentitemi, può sembrare un sacrilegio quello che dico, ma lo dico da intellettuale, lo dico da persona che butta lì le cose con tutte le ingenuità che ci possono essere, però veramente io mi sono convinto che l'Andrangheta purtroppo si fonda su elementi culturali, antropologici molto forti. Il ruolo della donna è perfettamente descritto in quello che diceva Lombardo, nel senso che la donna in un popolo come il popolo calabrese, che diciamo è molto identitario, e purtroppo l'Andrangheta raccoglie gli aspetti negativi di questa cosa, li estremizza, e non quelli così infinitamente positivi di questo popolo, l'Andrangheta è fondata sulla cultura della memoria criminale, della mitologia criminale. In tutto questo la donna è depositaria. Quindi io faccio seguito a quello che diceva Lombardo sul piano investigativo, traducendolo sul piano culturale. È depositaria anche della memoria, delle tradizioni e le tramanda. È chiaro che è un'educazione negativa, cioè questo lo sappiamo, no? Noi siamo tutti qua, io personalmente, molti di noi, figli della working class, alcuni di noi, parlo per me, figli della working class, non è che perché veniamo dalla working class, dalla classe lavorativa, cioè abbiamo scelto la strada della gangheta, della camorra, della delinquenza, quindi è ovvio e scontato. Detto questo, questo ruolo culturale è molto molto importante. Io l'ho vissuto con la famiglia Mancuso di Rimbaldi, con i rapporti, avevo rapporti epistolari, l'ho intervistato con Emanuele, poi è diventato successivamente pentito, in cui lui mi raccontava questo ruolo di sua mamma, nel frattempo arrestata, allora libera, che aveva queste due funzioni, una di capofamiglia, non saprei dire poi se criminalmente paragonabile al padre, che era latitante, il padre di Emanuele, depositario dell'elemento criminale, e poi tramandatrice dell'elemento mafioso e ordinatrice anche di azioni mafiose. Questo è un aspetto fondamentale che io ho riscontrato in questi anni. Quindi, secondo me, le indagini già hanno dimostrato, ma questo cambio antropologico lo vedremo riflesso nelle successive, un po' l'ha già anticipato Lombardo, ma secondo me lo vedremo ulteriormente riflesso. Perché? Perché nel contrasto del crimine, in molte famiglie sono rimaste le donne o le figlie o le sorelle, o figure femminili, e quindi premesso che l'Andrangheta è maschilista, io la definisco fallocratica, cioè basata su valori ipermaschili, la donna ha acquisito già un ruolo anche apicale, criminale, di sostituzione, se vogliamo, per carità, transeunte, poi esce l'altro boss e riprende il potere, ma di depositario culturale. Quindi sono completamente d'accordo sul fatto che se vogliamo un'offensiva criminale e culturale, dobbiamo partire dalla memoria, che è rappresentata dalla figura femminile. Sull'omosessualità, allora, lo dico proprio, la butto lì. Essendo venuto in Calabria 5 anni fa, 6 anni, sono passati 6 anni ormai, dichiarando la mia omosessualità, cioè dicendo: ragazzi,
Io sono questo, cioè anche nei contesti, nei paesini, a San Luca, dove sono andato, eccetera. E dicendo quello che io ero e come vivevo questa cosa con molta naturalità, cosa è successo? Anche nelle realtà della Locride, per esempio, questa sincerità ha pagato, nel senso che in particolare nella piana di Gioia Tauro, una famiglia molto molto importante, ma molto molto importante, il figlio è venuto da me. E del capo e mi ha detto: guarda, io ho apprezzato molto questa tua apertura e perché anch'io vivo questo tra virgolette problema, non ha detto dramma, e quindi lo vorrei condividere con te, e da lì è nato il dialogo. Mi sono reso conto che se da una parte la struttura patriarcale della 'ndrangheta è ontologicamente tale, cioè la 'ndrangheta non può cambiare struttura, è patriarcale, e anche la donna, quindi sono d'accordissimo con quello che diceva la dottoressa, ha detto una cosa giustissima, e anche la donna che per fasi episodiche o momentanee assurge ad un ruolo apicale si inserisce pienamente in questa tradizione patriarcale, è la depositaria dal punto di vista culturale e della memoria. E ne assume anche proprio le caratteristiche mentali. Mi rifiuto di dire sono uomini perché ritengo le donne molto più forti e determinate di noi. E infatti, in alcuni settori dove vince la meritocrazia, le donne ci stanno facendo un mazzo. Quindi mi rifiuto di dire sono uomini, ma sono talmente forti, talmente strutturati, in questo caso in negativo, che diventano a tutti gli effetti dei punti di riferimento. Ecco, chiudo rispetto alla tua osservazione: donne e omosessualità. Andrangheta, questo emergerà secondo me. Quello che ho vissuto io è questo. Anche con i Teganini, con Arti, ma anche con Saluta, un po' meno, e anche nella Camorra c'è un'evoluzione molto forte. Cioè, mentre il capomafia tradizionale, la sua doppia morale, la sua tripla vita, riusciva in qualche modo a... Noi sappiamo di Don Paolo, De Stefano, delle sue donne, dei suoi figli. Se qui il PM di Reggio Calabria ci dovessero fare l'elenco delle amanti dei capomafia, non finiremmo più, no? Nel senso che sappiamo che tutti questi conducevano delle doppie vite, avevano delle amanti, avevano figli. Quindi la normativa dell''ndrangheta, della fedeltà o di Cosa Nostra veniva trasgredita. Questo noi lo sappiamo. Cosa sta succedendo però, secondo me, nell''ndrangheta? Cosa sto osservando? Anche nei Teganini, anche venendoli in giro per regioni bar, eccetera, secondo me l'adattamento dell''ndrangheta a stili di vita moderni sta sgretolando, sta ponendo seri problemi alla continuità, non alla continuità, qui chiudo, strettamente criminale, perché poi lì il successore purtroppo lo trovi. Quello che ti sostituisce lo trovi, il fratello, il cugino, la cosa, e lo trovi. Ma secondo me la solidità antropologica che c'era 30 anni fa sta venendo meno. Lo vedo nello stile di vita, nel consumo di droga, che nelle nuove generazioni di cocaina, per nuove generazioni intendo gente sotto i 40, è molto diffuso e anche abbastanza alla luce del sole. E chiudo nel discorso dell'omosessualità. L'andrangheta, e qui lo Stato ha avuto un ruolo. Lo Stato nel contrasto capillare l'ha molto indebolita militarmente, e questo ha impattato sulla struttura, anche l'accettazione della diversità. Questa è forse la cosa nuova che ho registrato. Quando intervistai l'affiliato della Fosca Franco, che mi raccontò la sua affiliazione, disse, io gli dissi: ma com'è la storia dell'omosessualità? Poi alla fine dice: guarda, se tu non la esibisci all'interno della Fosca, ma la vivi tutto sommato per i fatti tuoi, siamo talmente contrastati dallo Stato, ce l'abbiamo talmente addosso, che oggi come oggi
intanto il capo mafia chiude un occhio, chiude un occhio. Chiudo su una riflessione, diciamo così, fino a che punto l'Andrangheta, che è un'organizzazione culturale perfettamente militare, con una strutturazione teorica molto forte di appartenenza, fino a che punto potrà reggere a questo impatto nuovo consolato. Cioè, ci sono dei seri problemi, secondo me, all'interno delle linee di successione, che sono dovute anche a questo. Cioè, vedo poca voglia da parte di questi giovani di seguire il percorso della prima fase della Andrangheta. E qui, e chiudo veramente, entra in campo la donna che rappresenta, e qui forse ho trovato la chiave narrativa, l'ortodossia, la custodia dell'ortodossia. Alla fine la donna è sempre stata nella tradizione mediterranea una vestale, una sacerdotessa, un ruolo diciamo di custodia della memoria che tramanda la formazione, e lì gioca la partita la donna. Nel caso di Mancuso, poi chiudo ovviamente, Mancuso Emanuele, i tentativi estremi di tenere Emanuele nella cosca sono stati portati avanti con le minacce dalla fidanzata e dall'amante di Emanuele. Quindi in questo caso specifico le due donne hanno rappresentato la custodia dell'ortodossia. Però non so fino a che punto mi sto interrogando. Allora, l'Andrangheta continuerà ad avere il monopolio di certi business. Chiaro? Su questo non lo dico a voi che lo sapete meglio di me, lo dico anche a Rojas e a qualcuno che ha scritto che il monopolio è stato preso dagli albanesi. No, mi spiace, non avete capito niente. Cioè, qui abbiamo una struttura, una pietra, una struttura culturale italiana. Con tutto il rispetto per la mafia albanese, ovviamente il mio paradosso, non possiamo minimamente paragonare a la sovrastruttura criminale culturale della Andrangheta con la mafia albanese, per quanto gli albanesi siano violenti, cioè, quindi non c'è proprio cosa. Non so fino a che punto però l'Andrangheta rimarrà Andrangheta. Ho la sensazione che, però posso sbagliare, posso essere smentito, che in queste nuove fasi stia diventando qualcosa di diverso. Siamo in una fase di transizione, che presto per dirlo, le indagini, abbiamo tutti imparato che le indagini hanno i loro tempi, ma poi ci svelano la verità. Le indagini, qui sono d'accordo con Michele Santoro, le indagini sono fatti. Sono fatti, noi ci dobbiamo basare sugli indagini. Mi fai dire solo una cosa sulla moglie di Molinetti? Posso, consolato? Brevissimo, perché abbiamo Molinetti. Abbiamo domanda per il collegamento, quindi devi fare proprio velocissimo, perché poi deve andare. Quando la moglie Labruzzese dice, questo dice esattamente le cose che diceva Lombardo, speculare. Ma tu, scusate se lo dico in francese, ma cosa conti nella cosca e nell'intercettazione? Dov'è il vantaggio? Tu se vuoi essere il nuovo capo mafia, ma dov'è il vantaggio per la famiglia? Dice esattamente la Bruzzese, esattamente le stesse cose. Quindi anche lì il valore dell'ortodossia passa attraverso la donna. Scusatemi se mi sono dilungato. Poi c'è anche la questione dell'amante, però insomma non entriamo, se andiamo per l'amante di Molinetti, andiamo troppo lontano. Grazie. Grazie. E adesso abbiamo in collegamento l'onorevole Vandaferro, segretario della Commissione parlamentare antimafia, che ringraziamo. Sarebbe stata presente qui con noi fisicamente a Reggio Calabria, ma impegnata con l'elezione del Presidente della Repubblica. E quindi davvero la ringraziamo, perché ci rendiamo conto che l'attenzione che ha verso il tema che stiamo trattando e verso i nostri ospiti e relatori è davvero importante. Quindi ti ringraziamo, Wanda, e ti passerei la parola a te, che hai un osservatorio privilegiato in qualità di segretario della Commissione parlamentare antimafia. Noi stiamo sviscerando il tema delle donne e le organizzazioni criminali. Ti lascio la parola. Intanto ringraziamento, Giovanna, a te per questo invito, per me è gratissimo.
attendere d'eccellenze, quindi porgo il mio saluto insieme alle scuse per questo ritardo, ma devo dire che oggi i tempi sono stati contingentati probabilmente con uno oscuramento di oltre tre quarti d'ora rispetto alla tabella che ci era stata data, un momento sicuramente importante al quale non si poteva mancare, ma altrettanto ritengo questo un momento fondamentale non soltanto come componente segretario della Commissione Antimafia, ma perché sono riuscita a spizzichi e a bocconi, seguendovi su YouTube, a sentire gli interventi in attesa della stessa chiama. Io credo che insomma oggi parlare di donne in gravidanza sia fondamentale rispetto ovviamente a quel percorso di conoscenza, perché lì è proprio come è cambiata l'andrangheta e soprattutto per dare anche una prospettiva nuova e diversa sul piano sociale e culturale. Parto dal presupposto che se le donne mettono generalmente l'intimità della stessa andrangheta o nei ruoli di affiliazione, però hanno sempre avuto un ruolo fondamentale, certamente non di secondo piano, in quanto insomma intestata di giustizia, in quanto ovviamente all'interno delle attività di spaccio di droga, reggenti delle cosche, soprattutto quando i mariti vengono arrestati, quindi anche nel continuare quell'attività che molte volte è stato anche di collegamento tra quello che insomma è la detenzione e ovviamente i rapporti con l'esterno stesso. E per non parlare ovviamente del ruolo storicamente che hanno avuto, si pensa insomma al ruolo che le donne hanno avuto all'interno del territorio, facendo spesso anche quel lavoro psicologico sugli uomini, un po' con quella volontà di tenere acceso sempre quello spirito di vendetta, ma anche di custodire un po' i valori mafiosi da trasferire ai propri figli. Oggi nelle organizzazioni indrangheteriste però emerge una maggiore fragilità, e questa fragilità che emerge proprio da creme che spesso sono state rappresentate dalle donne che diventano collaboratrici di giustizia, che si fidano dei magistrati e quindi decidono di parlare anche per amore, soprattutto per amore dei propri figli. Donne che in qualche modo fanno tremare l'andrangheta più del carcere per quanto mi riguarda, ed è un mutamento importante, un mutamento epocale, soprattutto un segnale che le istituzioni dovrebbero affiancare e incentivare, soprattutto se vengono a mancare le donne, perché proprio sappiamo perfettamente che l'andrangheta si fonda su legami di sangue, e da questo punto di vista nel momento in cui viene meno un pilastro di questo genere, la stessa andrangheta perde un po' quell'identità che tenta soprattutto di mantenere. È chiaro che il processo di uscita non è un processo facile, è un processo difficile, complicato rispetto alle organizzazioni criminali in genere, in quanto insomma andare a conquistare i segreti della cosca di appartenenza significa tradire il proprio padre, il proprio marito, il proprio fratello, e questo ovviamente deve essere una consapevolezza che tutti abbiamo, ma molte donne hanno capito che facendo questo passo importante, io ritengo che sia il passo che hanno compreso, e sia quello di poter scendere ed essere libere. Ci sono molte donne che hanno sfidato insomma la vendetta dei mariti o componenti della famiglia, sono stati citati alcuni sia dal procuratore Lombardo, ma devo dire anche nell'intervento dell'amico Klaus, e soprattutto vi voglio ricordare quanto sia stato importante anche il ruolo che ha avuto l'ex presidente Roberto Di Bella del Tribunale dei Minori. Noi siamo in qualche modo quell'istituzione che cerca di allontanare anche i figli dal contesto di un criminale, quindi una vera rivolta contro la famiglia, che spesso diventa una cosa difficilissima ma che si può realizzare attraverso l'allontanamento di questi ragazzi dal contesto familiare, e soprattutto facendoli in qualche modo andare in strutture specializzate in cui si possono conoscere una nuova vita, si possono conoscere nuovi valori, nuovi obiettivi, e quindi attraverso anche un futuro diverso. E anche in occasione della commissione antimafia che si è tenuta a Reggio Calabria, devo dire, parlando del protocollo che è stato citato poc'anzi dal procuratore Lombardo, credo che quella sia una strada da perseguire, da incentivare, e soprattutto anche delle istituzioni
per i quali affiancarsi. Io sono convinta che questa lotta sarà forte se certamente chi la rappresenta sarà in modo particolare quello spaccato delle donne che hanno il coraggio, la forza di ribellarsi alla violenza e a quella mentalità criminale che certamente insomma soffoca libertà, soffoca qualunque forma di speranza, una speranza che spesso, soprattutto nella nostra terra, ma non è ovviamente soltanto in Calabria, sembra in qualche modo non dare spazio a nessuna forma di sviluppo, di visione al futuro. E mi viene sempre in mente insomma, che il valore delle donne sono, è stato nella storia un valore riconosciuto per tante conquiste che ho sempre desiderato e amato definire le uniche battaglie senza nome e sangue, perché sono spesso le battaglie a difesa della vita stessa. E ricordo, io penso insomma di Maria Concetta Cacciola, piuttosto che di Lea Garofalo, di Giuseppina Pesce, quelle che insomma sono state definite utilizzando il gergo calabrese femmine ribelle, è diventato un simbolo della lotta alla 'ndrangheta, un simbolo però che va riconosciuto ai tanti magistrati che hanno saputo infondere sicurezza, certezza e fiducia a queste donne che le loro storie in qualche modo possono rappresentare il simbolo più grande di rifiuto alla violenza e soprattutto alla difesa e alla voglia di vivere. Sconfiggere la paura certamente non è semplice, ci chiediamo sempre come si può aiutare questo percorso e credo che da questo punto di vista bisogna far sì che la politica rimetta anche, devo dire, al primo punto dei suoi programmi la lotta alla criminalità e lo può fare attraverso ovviamente tante norme, ma anche attraverso, devo dire, percorsi culturali e sociali che spesso sembrano sfuggire a tanti e dare supporto quindi anche economico, logistico, psicologico, lavorativo, che spesso diventa anche l'impossibilità di tante donne di sentirsi in qualche modo affiancate e quindi di potersi dissociare. Io voglio chiudere ringraziando ovviamente di avermi dato questa possibilità, una possibilità che è stata di ascolto, che è stata ovviamente di approfondimento, avete citato tante cose calabresi, ma voglio citare anche l'impegno dei tanti magistrati che questa terra in Calabria ci rendono orgogliosi, insomma, di avere delle istituzioni, ovviamente saluto il rappresentante, il direttore della DIA, il procuratore, il sostituto procuratore, che ci danno insomma la convinzione di avere uomini che probabilmente provano altrettanta paura, ma che rispetto a questa paura riescono a sconfiggere l'idea che non bisogna buttarsi dall'altra parte. E pensavo proprio oggi al corpo di un insegnamento di una donna che si è ribellata, una donna che ha pagato con la propria vita, che le ha aggrovato, e quando insomma scrive alla figlia dicendo tieni stretta la tua libertà e non farti mai dire cosa devi fare o cosa devi pensare. E io credo che questo sia il significato più importante che una donna può mettere in campo per sconfiggere insieme ovviamente alle tante altre istituzioni questa grande piaga, che sia un segnale anche di libertà e di emancipazione, ma che soprattutto questo sia il segnale che possa dare forza e coraggio ad altre figlie come quella di Lea Garofalo, ad altre sorelle e soprattutto ad altre madri. Quindi grazie di questa opportunità, un'opportunità che spero abbiamo seguito in tanti per gli autorevoli rappresentanti là, per chi come Klaus Udalli anche attraverso il suo compito di sociologo, di mastegiologo e soprattutto anche di uomo che ha deciso di amare questa terra, anche devo dire scendendo in campo in prima persona, non si votava da tanto tempo nel comune di San Luca, che possa ritornare ad essere veramente la terra del Corrado Alvaro, d'Italia, dei tanti uomini che oggi sono là presenti, con quel senso dell'onore, dell'orgoglio e dell'appartenenza e soprattutto con quelle donne che riusciamo a rappresentare l'altra metà del cielo, che spesso può essere quella determinante. Grazie di cuore per avermi ospitato e per avermi aspettato. Ancora devo dire siamo a scheda bianca la seconda chiama, però insomma sta uscendo poi un po' di nomi, speriamo quello più condiviso e quello soprattutto che possa dare un senso di pacificazione in cui la politica probabilmente necessita anche di più.
un po' più di serenità oltre che di coerenza e di trasparenza. Grazie e buon lavoro. Grazie Wanda, aggiungo perché ci teneva che lo dicessi, non continua, si fermerà ancora per un po', ma poi dovrà allontanarsi perché è tra gli scrutatori, quindi ha il compito di fare la scrutatrice, per cui non potrà fermarsi fino alla fine. E noi andiamo avanti con la, ascoltando adesso il dottore Vallone. Allora, dottore, noi abbiamo parlato di questa donna, abbiamo ascoltato coloro che l'hanno preceduta, abbiamo visto che è una donna alla quale sicuramente è sempre stato riconosciuto, abbiamo tutti avuto consapevolezza del ruolo di colei che educa e che trasferisce la cultura, la subcultura, come io preferisco dire, no? Mafiosa, quindi questi insieme di disvalori che trasferisce i figli, come quello della vendetta, il disprezzo per le forze dell'ordine, e qui serve qualcosa che faccia invece da contraltare e possa, come dire, far capire ai ragazzi cosa serve veramente, quali sono i valori e non i disvalori da assorbire e da tramandare. Quindi questa donna che ha sempre avuto questo ruolo che è stato tutt'altro che irrilevante, direi assolutamente fondamentale, proprio perché è colei che poi, come dire, cresce, no? E segue e istiga alla vendetta, all'odio, all'omicidio, che sostituisce, abbiamo visto i compagni, i mariti, i fidanzati, quando costoro sono deceduti o sono praticamente detenuti. Però non si ferma qui il ruolo della donna nelle organizzazioni criminali. Abbiamo visto che si è emancipata l'organizzazione criminale, che adesso ascoltavo l'altro giorno che l'holding della droga è la prima holding mondiale per profitto, e abbiamo visto quanto è il potere delle donne all'interno, diciamo, di questa nuova forma, ecco, anche diciamo di organizzazione criminale. Si emancipa l'organizzazione criminale, cresce, acquisisce competenze e così aumenta anche il ruolo della donna all'interno dell'organizzazione. Noi le chiediamo, dottore Vallone, se ci sono e quali sono le differenze del potere delle donne nella gestione dei patrimoni illeciti all'interno delle diverse organizzazioni criminali. Grazie. Grazie Laura Lucumana per l'invito. È un tema abbastanza complesso perché le organizzazioni criminali non sono uguali su tutto il territorio nazionale, vivono di dinamiche assolutamente diverse. E, ad esempio, prima il dottor Lombardo spiegava come per la 'ndrangheta esiste una vera strutturazione della figura della donna all'interno delle gerarchie criminali. E addirittura è previsto un livello al quale possono accedere, un livello massimo, che è chiaramente più basso di quello degli uomini, ma insomma rimane comunque un livello di santista, un livello importante, una denominazione specifica, le sorelle, che invece non compaiono nelle altre organizzazioni criminali. E Cosa Nostra non prevede assolutamente nulla del genere, non esiste neanche la possibilità teorica che una donna venga affiliata ritualmente, che bruci il santino, così come la tradizione di quella organizzazione criminale, ma proprio per la struttura stessa di Cosa Nostra, che è una struttura fortemente maschilista, fortemente incentrata su una famiglia, una famiglia naturale, tanto che alcuni mafiosi negli anni 80-90, quando avevano delle vicissitudini familiari, non gli era consentito divorziare, ad esempio, quindi gli amanti erano consentiti ma dovevano rimanere in un ambito riservato, non poteva diventare pubblico. Ricordo che durante l'indagine su Giovanni Brusca, quando Giovanni Brusca aveva una compagna che stava per avere un figlio, lui cercò di farla abortire in tutti i modi, ma prendendola a calcio, addirittura una notte cercando di iniettargli con una siringa un veleno, perché il fatto di avere un figlio fuori da un matrimonio poteva compromettere la sua possibilità di diventare capomandamento. In quel momento si era liberato il posto del padre come capomandamento e lui aspirava a quel posto, ma una situazione di quel genere avrebbe compromesso le sue possibilità all'interno di Cosa Nostra. Quindi in quell'organizzazione non è previsto completamente la possibilità che una donna possa accedere ad un ruolo ufficiale all'interno di un'organizzazione. È chiaro che i tempi cambiano, i tempi mutano, e dove non c'è una struttura
familiare, il ruolo della donna può, che nell'ambito della famiglia, ad esempio come sorella, può diventare un ruolo importante in quanto ambasciatrice del fratello detenuto, ed è il caso della sorella di Matteo Messina Denaro, che è stata tratta in arresto qualche anno fa nell'ambito di una importante operazione, perché si faceva lei tramite delle possibilità di trasferire le informazioni dal fratello latitante alla sua organizzazione, e soprattutto si prestava per dare indicazioni riguardo alla gestione di alcuni patrimoni. Nella camorra napoletana invece la dinamica è totalmente diversa, lì i riti di affiliazione, la struttura di affiliazione è molto diversa, perché i riti sono saltati dopo l'epoca di Cutolo, quindi dopo i primi anni Ottanta, quando poi Cutolo venne sconfitto nella guerra di Camorra di primi anni Ottanta e poi di metà anni Ottanta, e le donne da subito hanno assunto dei ruoli particolarmente importanti. Pensiamo a Rosetta Cutolo con il fratello detenuto, che assumeva la diretta responsabilità della nuova camorra organizzata, trasferendo oltre che gli ordini di morte del fratello dal carcere, ma era diventata direttamente con lei che gestiva le casse dell'organizzazione, pagava gli stipendi e quindi a tutti gli effetti veniva riconosciuta come una persona di riferimento, dietro di cui però c'era sempre il fratello. Ma ancora di più, altri soggetti hanno avuto un ruolo estremamente importante: Anna Mazza, deceduta da poco, la vedova Moccia, che addirittura mise in mano al figlio sedicenne una pistola per uccidere colui che aveva ucciso il marito, e lo fece fare addirittura nell'atrio del Palazzo di Giustizia, del vecchio Palazzo di Giustizia di Napoli, consegnando di fatto alla giustizia il figlio più grande, che per quel reato chiaramente ha subito una lunghissima condanna, nonostante fosse giovanissima, condanna a vari decenni di carcere. Ma successivamente la stessa Anna Mazza, negli anni della strategia stragista che abbiamo visto proprio qui a Reggio Calabria, grazie al dottore Lombardi e alla procura di Reggio, come hanno disvelato i rapporti fra Cosa Nostra Siciliana e 'Ndrangheta, ma anche a Napoli si erano sviluppate delle dinamiche simili. In quel periodo una donna prese le redini del complesso delle organizzazioni criminali e dettò alcune delle strategie stragiste che si sono poi incentrate a Napoli. L'uccisione del fratello di un importante collaboratore di giustizia dei casalesi, che avrebbe potuto accusare i figli, Aldo De Simone, che venne ucciso dopo essere stato portato al cospetto di Anna Mazza, che lo invitava a far recedere il fratello dal pentimento, non riuscendo a fare questo venne poi ucciso. Così come il sequestro del figlio di Carmine Alfieri, capo dell'organizzazione che si contrapponeva prima a Raffaele Cuto, alla nuova famiglia organizzata, e Carmine Alfieri stavamo portando al pentimento per una serie di, dopo la sua cattura da latitante, per una serie di vicissitudini carcerarie, lo stavamo portando al pentimento, e divenne noto questo momento, e similmente a quello che succedeva a Palermo con il sequestro e l'uccisione del piccolo di Matteo, allo stesso modo a Napoli venne sequestrato il figlio di Carmine Alfieri, e dovemmo inventarci tutta una situazione per cui si rendeva palese che Carmine Alfieri non si sarebbe più pentito, per consentire poi il rilascio di questo ragazzo, e quindi abbiamo avuto un esito diverso da quell'esito tragico che invece avvenne a Palermo con il piccolo di Matteo. Quindi una donna che ha mantenuto fortemente la leadership del suo clan, un clan importantissimo perché cerniera di congiunzione tra i clan napoletani e i clan dei casalesi, proprio una loro organizzazione territoriale, e che addirittura per cercare di salvare i figli da una lunga detenzione si inventò una dissociazione, si mise in contatto con il vescovo di Acerra, Don Ribondi, e portò avanti il tentativo di far passare una forma di dissociazione sulla falsariga di quello che avveniva per il terrorismo, in maniera tale da raccontare all'autorità giudiziaria soltanto ciò che avevano vissuto in prima persona, senza fare i nomi degli altri compartecipi di quei reati.
furono fatti di dissociazione piuttosto che di collaborazione, e devo dire all'epoca un giovanissimo sostituto procuratore che attualmente è procuratore di Napoli, che si oppose fortemente insieme agli altri colleghi della Procura di Napoli a queste forme di diminuzione di pena in queste situazioni, si riuscì ad arginare questo fenomeno che sarebbe stato estremamente pericoloso e problematico, stava colpendo la criminalità organizzata napoletana. Ma ancora di più, abbiamo avuto addirittura a Napoli, caso unico nel panorama criminale italiano, una donna killer nel rione Traiano, uno dei rioni diciamo di Napoli centro, abbastanza centrale, una donna è stata, si è proposta e ha eseguito diversi omicidi, tant'è vero di essere soprannominata Nikita, come la protagonista di un famoso film di Besson, in cui questa donna insomma diventava un killer estremamente esperto e spietato. E abbiamo avuto donne uccise perché erano capi dei clan. Immacolata Capone, nella zona nord di Napoli, aveva assunto le dimensioni, la forza di capo clan, e viene uccisa in mezzo alla strada in un agguato mafioso, esattamente come vengono uccisi i responsabili dei clan più importanti. E poi abbiamo avuto dei ruoli estremamente di rilievo in quanto riguarda il riciclaggio dei soldi delle organizzazioni camorristiche. Pensiamo a Clan dei Casalesi, dove Zagaria, che dopo tanti anni esponente di vertice del Clan dei Casalesi, viene arrestato, in sua vece comincia a operare dal punto di vista economico la sorella Elvira. In una intercettazione fatta all'epoca dalla DIA di Napoli emergeva che due affiliati di rilievo, persone molto vicine a Elvira Zagaria, si lamentavano, cercavano comunque di organizzare il fatto che nel mese di giugno bisognava pagare l'acconto dell'IMU e doveva Elvira Zagaria versare ai fittizi intestatari dei beni di cui loro in realtà erano i veri proprietari qualcosa come 460.000 euro soltanto per la prima rata di acconto dell'IMU, perché chiaramente giustamente si vedevano arrivare le cartelle esattoriali, queste persone, i beni non erano loro, erano soltanto i fittizi intestatari, e chiedevano a Elvira Zagaria di avere i soldi, e parliamo di 460.000 euro di IMU, ma stiamo parlando degli anni, erano metà degli anni 90, quindi insomma erano soldi per una spesa di questo genere, immaginiamo quanti beni erano occultati dalla famiglia Zagaria e che soltanto in parte poi sono stati trovati, qualcosa sicuramente ancora è in giro. Ci sono quindi dinamiche molto diverse fra le tre organizzazioni criminali, sicuramente dove le donne sono maggiormente protagoniste sotto tutti quanti i punti di vista. Maria Ricciardi è un'altra delle grandissime esponenti che per anni e anni ha guidato quella che è un'organizzazione criminale attualmente egemone in tutto il territorio napoletano, che è un'alleanza di Secondigliano formata dalle più grandi, quello che poi ha dato vita ai film di Gomorra, insomma, tanto per intenderci, i grandi Chanel. Trafficanti Chanel, la famosa Chanel, che per anni e anni ha guidato quell'organizzazione, e pensate, fu l'autrice, quella che ordinò di fatto di uccidere 12 persone, perché una lite fra giovani finita male, era stato ucciso un suo nipote. Ebbene, lei pretese, e addirittura venne esposto su un portone della parrocchia di Secondigliano, un elenco dei 12 soggetti che dovevano morire. E sono stati uccisi in 11 di questi qua, soltanto uno è riuscito a salvarsi scappando in Germania e facendo perdere completamente le loro tracce, e chiaramente c'era stato un imprinting proprio di Maria Ricciardi su questa ordine di esecuzione. Quindi ci rendiamo conto insomma di quanto sia importante il ruolo delle donne in questa organizzazione,
deriva probabilmente da una maggiore frammentazione all'epoca delle organizzazioni, ma che poi trovano una sintesi di vertice proprio in queste figure apicali, una di queste appunto è Maria Ricciardi, che da sola riesce a coagulare un'alleanza estremamente forte, basata su vincoli di sangue, di parentele e di coniugio, estremamente importante, che domina, diciamo, quasi tre quarti della città di Napoli. Allora, proseguiamo con queste donne e coinvolgiamo ancora una volta il sostituto procuratore che abbiamo il piacere di avere con noi, Esposito. Vorremmo capire, ha parlato prima il dottore Lombardo, che già su input della Procura di Reggio Calabria si è arrivati poi, che parte da lontano 2007, si arriva poi al protocollo a firma del Presidente del Tribunale di Reggio dei Minori di Bella, che prevede una rete di accoglienza per sottrarre i minori e le loro madri, ovviamente, a quella che può essere la famiglia criminale d'origine. Quindi ci incuriosisce conoscere, sapere se un protocollo di Bella, un protocollo del pari di quello, diciamo, che ha prima illustrato anche il procuratore Lombardo, esiste a Napoli, in una realtà, diciamo, che ha un'organizzazione criminale diversa e molto diversa, abbiamo visto anche nella rappresentazione al femminile delle donne, e la difficoltà, perché ci è parso di capire che, insomma, mentre non vediamo donne ndranghetiste con ruoli così apicali, mentre nella sua relazione in precedenza poc'anzi ha detto che esistono le donne capo all'interno della camorra, e quindi immaginiamo che possa essere anche più difficile accettare, no, di una rete di accoglienza che le sottragga e le allontani da quelli che sono ruoli che incardinano così, diciamo, prepotentemente. Ecco, vorremmo sapere da lei se esistono esperienze analoghe. Grazie. Qualche anno fa bussarono a casa della moglie di un boss i carabinieri per prendere i bambini e allontanarli dalla famiglia. La reazione fu la sparatoria con Kalashnikov contro la stazione dei carabinieri che aveva preceduto, il che non fece deflettere ovviamente dal provvedimento, dall'esecuzione del provvedimento. Io devo dire, sentendo il procuratore Lombardo, mi è venuto in mente un episodio gestito oltre 20, credo una trentina di collaboratori di giustizia. Qualcuno ti rimane impresso più degli altri. Uno di questi è un collaboratore, un ragazzo che è entrato in carcere da minorenne a 16 anni per omicidio. Figlio di un ergastolano per omicidio, figlio di una madre che ha impiantato e gestiva con successo una importante piazza di spaccio, ed è poi stata condannata per due omicidi nelle more. Questo ragazzo entra in carcere, si sposa in carcere con la figlia di un boss di un clan alleato, esce dal carcere a 25 anni. Io lo riarresto per estorsioni aggravate dal metodo mafioso, per associazione. Nel frattempo aveva ordinato un altro omicidio nei 6 o 7 mesi che era stato libero. Dopo 6 mesi di detenzione chiede un colloquio con me e dice che vuole collaborare. E io gli chiedo perché, e lui mi dice: dottoressa, voglio capire se posso provare a immaginare di fare una parte della mia vita non in carcere. Nel frattempo la madre gli spediva lettere in cui diceva: figlio mio, sai non scinner. Era emersa la notizia della sua intenzione, del suo intento. Abbiamo avviato il percorso, arretto alla mamma che lo ha rinnegato, arretto alla moglie che lo ha rinnegato, non avevano figli, e io mi sono sempre domandata, al di là del successo giudiziario di questa collaborazione che ha portato ottimi risultati, se noi come Stato
quanta responsabilità noi come Stato abbiamo nei confronti di questi ragazzi ai quali non viene offerta un'alternativa. Che concreta alternativa aveva questo ragazzo se a 16 anni entra in carcere? E che tipo di responsabilità noi abbiamo e se si deve attendere e sperare in un istinto di, come dire, in una curiosità, in un'aspirazione a una vita normale di un ragazzo e se invece uno Stato debba intervenire prima e bene. A Napoli il protocollo di Bella non è stato siglato con la stessa, come dire, sistematicità e non è stato appunto, ma iniziative concrete, provvedimenti vengono adottati proprio del tipo di quelli di cui ho riferito. C'è il limite di recenti sentenze della Corte europea per le quali il diritto al rispetto della vita familiare è un diritto importante che deve essere tutelato e lo Stato non può essere considerato a sua volta responsabile della violazione del diritto di un bambino di crescere nella sua famiglia. E allora si può attivare questa procedura attraverso la decadenza della potestà genitoriale solo in casi selezionati quando non c'è un'alternativa valida e praticabile. Tenete conto che a Napoli non esiste una, come dire, questi provvedimenti possono essere attuati quando c'è la volontà del soggetto o della madre di aderire, altrimenti di fatto, oppure quando si interviene in età scolare o nella primissima infanzia, già quando ci si trova di fronte a ragazzini di 12-13 anni non accettano, iniziano le fughe, non ci sono sanzioni concrete, per cui è difficile intervenire presto, ma per noi ricordo anche ci fu un incontro al Tribunale di Napoli un paio d'anni fa di tutte le procure del Consiglio Superiore della Magistratura, all'esito si approvò una risoluzione proprio considerando la possibilità di rendere il metodo di Bella come un metodo da utilizzare in tutti i tribunali italiani. Ci stiamo provando. Ci stiamo lavorando. Bene, grazie. Chiaramente con la dottoressa Esposito abbiamo avviato il secondo giro, ultimo giro anche di domande. Mi è arrivato qualche messaggio nel frattempo, insomma. Minatorio no, ma nel senso che mi hanno detto bello tosto questo incontro, quindi chiaramente vorrei solo rassicurare anche chi ci sta seguendo che faremo questo secondo giro abbastanza sostenuto anche nei tempi e quindi io chiederò soprattutto a Klaus di potersi contenere nei tempi diciamo previsti per la risposta. So che è complicato Klaus perché quando inizi a parlare poi è complicato, però è a distanza, sì, dice il dottor Lombardo, potremmo anche staccarti noi volendo, quindi potrebbe anche succedere questo. Scherzi a parte, Klaus, abbiamo visto sia dalla testimonianza precedente del dottore Lombardo, sia dalla questa testimonianza della dottoressa Esposito, insomma, questo rapporto complicatissimo che esiste tra i figli, le famiglie e lo Stato in qualche maniera, no? Uno Stato che viene visto spesso anche come quello Stato oppressore da parte loro, che va a prendere via, a prelevare i figli, a portarli via dalle famiglie. La mia domanda è una domanda più empirica che, voglio dire, di studio teorico. Cioè vorrei chiederti, rispetto alla tua esperienza sul territorio, parliamo delle donne di San Luca, ad esempio, delle donne di Platì. Che tipo di rapporto hai visto tra le donne, i figli e lo Stato in quei territori, lì dove le donne hanno ad esempio anche manifestato spesso con cartelli, in maniera veemente anche a difesa dei propri uomini? Allora ti chiedo qual è stata la tua esperienza in questo senso e che cosa ne hai tratto, che dipinto ne hai tratto di questo rapporto? Ma io cerco di essere breve. Su questa cosa del ruolo dello Stato, eccetera, voglio essere molto chiaro, neanche un po' popolare. A fronte di un contrasto della criminalità organizzata fatto dallo Stato e dalle forze dell'ordine,
secondo me incisivo e che ha veramente sortito sia in Campania che in Calabria dei risultati. Adesso c'è la crisi pugliese, insomma, però ha sortito dei risultati che tocchiamo con mano perché comunque ha inciso parecchio. A fronte di questo, cosa non ha funzionato? E poi arriva la tua domanda. Ha funzionato la totale, la forte assenza di interventi strutturali dello Stato nei territori. Questo l'ho constatato a San Luca, a Platì, ma anche in alcune zone di Reggio Calabria, e dentro nel merito del ruolo familiare, del rapporto familiare. Intervenire solo sui figli è importante, cioè l'esperienza del Tribunale di Reggio Calabria che viene estesa a Napoli e declinata in altre culture è un'esperienza molto importante laddove anche secondo me il grande successo di queste operazioni sono dimostrate quando la madre o il padre dicono allo mafiosi, dicono allo Stato forse hai ragione, forse pago un prezzo molto alto, ma mio figlio o mia figlia, mio figlio soprattutto, devono seguire un'altra strada. E questo è veramente notevole, perché io sono un seguace di un libro pubblicato da Delphi, La persuasione e la retorica, di un filosofo trentino, che però credo molto nella persuasione, molto meno nella costrizione. Vengo al punto. San Luca, la Tira Rotide, a fronte di una presenza dello Stato incisiva, le infrastrutture, le agenzie statali, diciamocelo, siamo onesti con noi stessi, non ci sono. Cioè io ho avuto due esperienze con famiglie di San Luca, dirette, non per sentito dire, la famiglia Mirta e la famiglia è un'altra famiglia in cui nel secondo caso c'era stato un intervento del tribunale dei bambini perché due ragazzi di questa famiglia avevano fatto una bravata, insomma c'era l'ipotesi di togliere questi figli, poi il tribunale non ha più tolto, insomma è stata una cosa abbastanza complessa. Dal consigliere comunale sono andati a incontrare i genitori e sono entrato in questa storia. Nella famiglia Mirta sono stato protagonista di un episodio in prima persona. Mirta, Giovanni Luca, non Mirta, ma qualsiasi. Parliamo della strage di Natale e del marito di Maria Strati. Il figlio Domenico, a cui voglio molto molto bene, Domenico, se ci ascolta lo saluto, ha avuto un grave incidente statale e io ho detto al padre, Giovanni Luca, fanno studiare questo ragazzo perché ha tutto il tempo, non me ne voglia Giovanni del Mimmo se me lo racconto qua, però mi sa che lo voglio bene, fanno studiare perché rappresenta un'opportunità. Vengo al dunque, il Tribunale dei Minori fa il suo lavoro importante, consolato, però che opportunità offre la struttura statale? Dov'è il dopo scuola? Io sono figlio di operai emigrati in Svizzera. Avevo il dopo scuola pagato, i libri pagati, i miei genitori lavoravano entrambi, non potevano badarmi, potevo diventare un delinquente qualsiasi, non lo sono diventato, perché ero lo stato sociale e statale. A quello dobbiamo arrivare. Cioè l'operazione tribunale di minori, e chiudo, è un'operazione lodevole, ma non può essere un alibi per il fatto che lo Stato consluence, lo Stato che deve creare e contrastare e creare il presupposto per l'alternativa, non fa il suo mestiere. Capisci cosa ti voglio dire? Chiudo rispetto a questo, è il nodo centrale, dobbiamo prendere atto, non è il ruolo delle forze dell'ordine, le forze dell'ordine fanno il loro lavoro. Ma noi siamo cittadini e società civile e non funziona, il meccanismo si impalla, non perché i ragazzi della Grande vogliono necessariamente diventare affiliati, ma perché l'offerta alternativa sul territorio non c'è.
L'altra prova di questo dato è l'esodo clamoroso di giovani dalla Calabria che vanno a studiare e che diventano dirigenti, diventano top manager, eccetera, in tutte le parti del mondo. La mia produttrice media è di Mormano, è una delle migliori produttrici televisive in Italia, che parliamo, perché questa è una ragazza che non ha potuto operare in Calabria, è dovuta venire a Milano, è un esempio per gli altri. Sul ruolo delle donne, oscillano tra un ruolo, e chiudo, sociale, comunque discriminato. Dottor Pallone ha detto una cosa giusta, cioè non perdiamo di vista che il riconoscimento formale non ci sarà mai, perché comunque la struttura è quella, sono d'accordo. Però su questo punto sono assolutamente d'accordo. Ma a San Luca ho visto una contrapposizione netta, anche qui una doppia via, non di tutti, parliamo di certi ambienti, non dei sanpesi, non di Patiesi tutti, una componente, parliamo della componente criminale, un'oscillazione tra il ruolo privato, che è il ruolo della Tempisitalia, della custodia, di quella che difende il marito, di quella che difende il gruppo, che difende la trina, e del ruolo pubblico che non viene riconosciuto. Alle elezioni di San Luca, dove io mi sono candidato consigliere comunale, mi sono stato eletto, e le donne venivano a moltissime venivano accompagnate, venivano, come dire, guidate nel seggio insieme a tutti gli uomini. Dopo magari nell'urna facevano quello che volevano, non dubito di questo, che sull'autonomia femminile. Quindi nella Locride c'è questa doppia funzione ancora molto forte. Quindi da una parte custode del privato, dall'altro non una riconoscenza oggettiva del potenziale ruolo criminale. Fin quando durerà? Questa è la domanda. Siamo di fronte, e torniamo al punto di prima, cosa sta cambiando antropologicamente della branda? Questo non ce lo possono dire solo gli investigatori, dobbiamo investigarlo noi e capirlo noi. Siamo veramente di fronte a una grande svolta della branda, che sta perdendo la sua missione iniziale, missione in senso negativo, e sta diventando qualcosa d'altro. Grazie. Bene, grazie Klaus, soprattutto per la capacità di sintesi estrema che hai avuto questa volta, è stato chiarissimo. Sì. Allora, è ancora un altro giro di domande, come diceva prima Consolato, di nuovo diamo la parola al dottore Vallone. Allora, dottore Vallone, abbiamo ascoltato queste donne, che anzi possiamo dire che la donna ad oggi è venuto fuori, che la donna è il deus ex machina del futuro della criminalità organizzata, perché comunque educa questi figli, li segue, laddove decide di interrompere questo rapporto tra i ragazzi e la famiglia di origine, consente davvero un'alternativa a un ragazzo che sia un'alternativa non di mafia, non di 'ndrangheta, ma la vita di un ragazzo normale. Ma al di là, diciamo, degli episodi nei quali le donne hanno, come dire, un potere temporaneo delegato perché i loro uomini, i loro compagni sono lontani in quanto detenuti, noi possiamo davvero dire che la donna nei processi fondamentali che servono per la sopravvivenza di quell'organizzazione criminale autonoma nel poter prendere decisioni che diventano fondamentali, possiamo affermarlo questo oggi, o il suo è sempre comunque un potere delegato? Ma credo che ci avviamo soprattutto in alcune realtà leggermente più evolute verso una perfetta parità di genere tra uomini e donne. E siamo ormai abbastanza lontani dagli stereotipi di 20, 30, 40 anni fa. Ormai le mafie non sono più quelle con Cocco e con Upara, ma parliamo di giovani che hanno studiato nelle università del nord quando non nelle università all'estero, parlano le lingue, si muovono nel metaverso, oggi va di moda insomma, il termine metaverso, quindi adoperano internet, eseguono transazioni economiche in bitcoin, per cui non credo che oggi ci sia più una netta separazione dei ruoli tra uomini e donne.
c'è una specializzazione, quindi chi è in grado di seguire questa specializzazione sarà in grado di offrire maggiori servizi alla propria organizzazione, alla propria struttura, e quindi di conseguenza potrà ascendere a qualsiasi livello previsto in quella specifica organizzazione. E oggi si cercano le competenze anche nelle organizzazioni criminali, non soltanto nello Stato, non soltanto negli apparati economici della nazione. Anche le organizzazioni criminali cercano specializzazioni, cercano competenze, cercano capacità, e non gli importa niente se sia un uomo, una donna, o, come giustamente sottolineava anche Klaus Davi, se sia omosessuale, maschile o al femminile, perché abbiamo avuto casi anche di omosessualità femminile all'interno delle organizzazioni mafiose. La compagna di un boss dei Casalesi, omosessuale, e addirittura ha fatto commettere due omicidi, uccise un ragazzo e una ragazza per gelosia, quindi perché era gelosa della ragazza. Per cui veramente non ci sono più limiti di genere in queste funzioni. Non so se questo sia un bene o sia un male, perché anche noi come forze dell'ordine, penso anche la magistratura, siamo più abituati a contrastare un modello basato sul patriarcato, e potremmo avere qualche difficoltà in più nell'affrontare modelli diversi che si basano su un'altra metà del cielo, insomma. Quindi potremmo anche noi trovarci in qualche difficoltà. Per fortuna, da questo punto di vista, siamo più avanti di loro, perché le donne nelle nostre strutture, sia in magistratura che nelle forze dell'ordine, sono presenti da molto più tempo, e quindi abbiamo più capacità di poter intercettare queste nuove frontiere e poterle contrastare con efficacia. Grazie. Noi siamo in conclusione, affidiamo le conclusioni al procuratore Lombardo, al quale vorrei fare una domanda che parte dalla riflessione che ha fatto Klaus Davi. Cioè dire, noi abbiamo visto anche in diverse indagini che si parla di un'andrangheta in generale, di una mafia che cambia pelle. Ricordo un'intercettazione dove, insomma, un boss del calibro di Mancuso dice: oggi parliamo di qualcosa che non è più 'ndrangheta ma è massoneria, è qualcosa di più, sta cambiando, si sta modificando. E allora la domanda è: fino a che punto rimane 'ndrangheta? È una domanda che io faccio al procuratore Lombardo, il quale, va detto, è stato uno di quei magistrati che ha creduto e crede nel fatto che si possa andare oltre un livello meramente militare. E allora Klaus diceva: le donne sono anche custodie dell'ortodossia, ma quale sarà il loro ruolo nell'andrangheta o in quello che sarà del futuro? E quindi la domanda è proprio questa: cosa sta diventando l'andrangheta nel suo complesso? Sta cambiando? Sulla scrivania io in ufficio ho una mezza palla di vetro, ma non pensavo di doverla, diciamo, portare. E ovviamente, scherzando con chi nota questo fermacarte, dico: la parte più importante è quella che sta sotto il tavolo. In realtà la palla è completa, ma ne vediamo soltanto a metà. Ma diceva Cartesio che l'opinione è lo stadio di base della conoscenza. Quindi Cartesio, diciamo, è chi lo attaccava sul cogito ergo sum. Quindi, partendo da questo, dico: forse qualcosa la possiamo dire ragionando, però su dati concreti che possono in qualche modo essere la premessa di una proiezione. Voglio fare questa premessa. Forse diciamo, chi ha un po' di anni di magistratura
o di esperienza in questo campo ricorda che una ventina d'anni fa, quando si cercava di analizzare l'andrangheta, diciamo, nelle sue caratteristiche evolute, e soprattutto si cercava di spiegare perché l'aggressione, diciamo, alla criminalità organizzata, che all'epoca si chiamava, si definiva fortemente radicata, diciamo, nel suo territorio di origine. Infatti, se ricordate bene, c'è stata un'evoluzione anche a livello giornalistico, da 'ndrangheta calabrese a 'ndrangheta senza indicazioni geografiche, con 50 anni di ritardo rispetto, diciamo, a quella che era la 'ndrangheta altrove, si ragionava su un paradigma teorico, che era quello del familismo amorale. E cioè si cercava di spiegare la dinamica di arretratezza di determinati territori che poi si proiettavano, diciamo, nelle caratteristiche peggiori su quella che era considerata una mafia di serie B, per cercare di trovare, diciamo, risposte, soprattutto in periodi bui nella storia di questa regione, per dire se su Cosa Nostra siamo riusciti a dare determinate risposte, sull'andrangheta non ci riusciamo, ma non è poi così drammatico, visto che si tratta di una mafia fortemente radicata sul suo territorio, che probabilmente ha delle proiezioni in Lombardia e in Piemonte, gruppi con dinamiche, diciamo, comprensibili, come devo dire, un approccio tribale. Eccoci qua, mi viene da dire, con le risposte che non siamo riusciti a dare. Questa è la verità. Vuoi che io ti dico quello che penso? E allora parto, diciamo, da una profondissima autocritica rispetto alla difficoltà di dare, come ti devo dire, un inquadramento ad un fenomeno che è molto oltre quello che è stato raccontato finora. Questa è la mia idea di fondo. E quindi, per tornare a quel paradigma teorico, cioè si cercava di spiegare perché non si riusciva a penetrare all'interno delle famiglie di 'ndrangheta e perché, diciamo, i percorsi virtuosi generati dalle collaborazioni con la giustizia che si registravano in Sicilia ma anche in Campania, dove i collaboratori di giustizia sono tanti, invece in Calabria non fornivano le risposte che servivano a comprendere che cos'era già quel mostro criminale che è l'andrangheta moderna. Perché parto da qui? Perché, vedete, per cercare di comprenderlo oggi non possiamo intanto permetterci il lusso di rifare determinati errori e soprattutto non possiamo limitare la nostra azione investigativa e quindi in un ambito più ampio rispetto a quello che è, diciamo, il compito professionale di magistrati e forze dell'ordine, dobbiamo avere un approccio che parta da occhi diversi. E perché questo possa in qualche modo in futuro dare dei risultati, dobbiamo in qualche modo cogliere i segnali di un'evoluzione. Prima si diceva bene, no? Richiamando anche l'evoluzione in ambito camorristico, del ruolo della donna come capo, che non è vero che in Calabria che l'andrangheta non ha registrato la presenza di soggetti apicali di sesso femminile. Ha registrato queste figure, cioè me ne viene in mente una, il questore è uscito, probabilmente perché immaginava che stessi per fare riferimento alla zona di Cardeto, scherzo. Ma mamma eroina, Maria Serraino, originaria di Cardeto, nei primi anni 70, inizio anni 80, era soprannominata la signora,
ma non la signora di Cardeto, la signora della Lombardia. Perché questo genera una distorsione? Perché ovviamente noi dobbiamo cogliere il dato storico, attenzione, con un'evoluzione che non ha registrato poi negli anni a venire figure di quel tipo. E ora cerchiamo di capire anche perché. Perché la sfida che mi ha posto Consolato, diciamo, è stata pienamente accolta. Il Serraino di Giovine, come proiezione, diciamo, delle componenti apicali dell'Andrangheta Regina in Lombardia, erano stati incaricati di gestire l'industria principale, che era già all'epoca il circuito, diciamo, dei narcotrafficanti, che ovviamente generava ricchezze enormi. Ecco la domanda che poneva la signora intercettata nel 2007, dice: ma i piccioli dove sono? Perché poi alla fine il potere reale, almeno per quella che è la lettura, no, che se ne dà all'interno di determinate famiglie, è quello, cioè il potere di spesa, la ricchezza, diciamo, volgarmente intesa. E gestiva talmente bene quell'ambito da essersi ritagliato in un territorio complicatissimo, quale è appunto la realtà lombarda, alte dinamiche di 'ndrangheta. Ecco perché, diciamo, determinate caratteristiche oggi devono essere anche valutate alla luce di questo tipo di analisi. Ma ci si rese conto in quegli anni, e sono gli anni che vanno tra la prima e la seconda guerra di mafia, quindi tra il 74, 77, l'85 e 91, che quel modello non era un modello vincente. Perché erano gli anni in cui la 'ndrangheta entrava, e questo ovviamente lo si ricava da sentenze ormai definitive, in una logica, per il questore ho parlato di mamma eroina, l'origine del Cardeto, detta la signora, in una logica che doveva abbandonare le manifestazioni esteriori, come dicevo prima, estremamente rischiose, in un momento in cui, voglio dire, si creavano le premesse per una sinergia criminale che andava oltre le componenti mafiose tipicamente territoriali, e infatti la Lombardia è il laboratorio in cui le grandi mafie, le grandi componenti mafiose iniziano ad operare congiuntamente, unitariamente. La vera unitarietà non è l'unitarietà di 'ndrangheta, la vera unitarietà è l'unitarietà del sistema criminale di tipo mafioso italiano con proiezioni internazionali, di cui Serraino di Giovine erano parte, nel momento in cui quindi quel tipo di dinamiche cominciavano ad essere facilmente aggredibili, perché nell'unitarietà c'è il rischio, diciamo, di quelle crepe che non riguardavano tanto la componente calabrese, ma che potevano riguardare invece le componenti di origine diversa, quindi soprattutto Sicilia e Campania. E allora si scelse, perché questo è il passaggio che caratterizza la metà degli anni 70, una filiera di comando che non si palesava più. Ed è lì che oggi noi dobbiamo andare a cercare le donne, nella filiera di comando che non si palesa. E io vi dico, se mi fa la domanda Consolato in questi termini, che nella componente riservata, cioè quella occulta che non si palesa, le donne hanno un ruolo di grande rilievo. E perché ricavo questo dato, sempre per rimanere agganciato a risultati tendenzialmente oggettivi? Perché ci siamo resi conto che con l'investigazione tradizionale, e noi per investigazione tradizionale in questi territori intendiamo l'investigazione puramente di polizia giudiziaria, e cioè l'investigazione che normalmente si basa sull'ascolto occulto attraverso le operazioni di intercettazione, non siamo in grado di ricostruire nel dettaglio il ruolo delle donne, pur sapendo che il ruolo sullo sfondo c'è.
cosa che invece avviene nel momento in cui registriamo invece ricostruzioni investigative che beneficiano dell'apporto dichiarativo di collaboratori di giustizia. Nel confronto, diciamo, tra i vari contenuti, emerge questo tipo di elemento che io ritengo, diciamo, nella discussione odierna possa assumere un significato particolarmente rilevante, perché se la conoscenza parte dal di dentro, e quindi voglio dire torniamo a quel livello intimamente mafioso, tipico della famiglia mafiosa, però che non si palesa all'esterno, noi la traccia della donna ce l'abbiamo. Se invece noi andiamo a ricostruire l'operatività mafiosa soltanto ascoltando i discorsi di soggetti che probabilmente non sanno di essere intercettati, ma che non possono escludere di essere oggetto di attenzione investigativa, e quei profili non vengono fuori. E perché non può che essere così? Perché le donne all'interno, ecco il loro ruolo centrale, hanno un compito delicatissimo e hanno il compito di collante permanente tra passato e futuro. Questo è il compito delle donne di mafia. Nella misura in cui vivono le dinamiche criminali con un approccio che l'uomo non può permettersi. Nel momento in cui sono chiamate, soprattutto in determinate situazioni, e prima facevamo riferimento, diciamo, alla difficoltà di gestire le lunghe fasi di latitanza dei grandi capi mafia, devono spiegare a chi è destinato a prendere il posto nella gerarchia criminale del padre che non ha mai visto, perché fuggire non è sintomo di debolezza ma di forza. E vi sembra facile? Vi sembra facile, vuol dire, difendere dinamiche criminali? Ecco perché bisogna anticipare l'intervento e non attendere che i figli seguano il destino dei padri, che spesso e volentieri è un destino segnato. Non è per niente agevole, eppure ci sono sempre riuscite. Vedete, in quelle iniziative che noi abbiamo preso all'inizio del 2008 emergeva proprio questo, e cioè non soltanto, diciamo, la capacità di tramandare principi certamente in contrasto, palesemente in contrasto con quello che è la funzione educativa costituzionalmente garantita nel momento in cui si costituisce il nucleo familiare, perché era esattamente l'opposto. Quindi il figlio che cresce non veniva condotto verso una formazione, ma veniva totalmente, diciamo, distorto in quella che era la sua collocazione sociale, per andarne a creare un mafioso ante litteram, già in fasce, come per primo raccontò Giuseppe Scriva nei verbali di interrogatorio formati tra il 1985 e il 1986, lo disse chiaramente: attenzione, c'è un problema all'interno della 'ndrangheta. I bambini che nascono, voglio dire, in quelle famiglie, soprattutto nelle famiglie dei grandi capomafia, su cui dovete intervenire, disse, perché poi il problema, voglio dire, è proprio lì, nella capacità di anticipare un'evoluzione che è segnata. Dicevo, non è facile per la donna spiegare a un ragazzino di 8-10 anni, sai, tuo padre tu non lo incontri praticamente mai, ma lui è un uomo forte e non è un vile che scappa. E quello non può che essere un ruolo, passatemi il termine, perché poi a noi viene un po' difficile, diciamo, utilizzare un linguaggio diverso in queste occasioni, ma lo sforzo lo facciamo volentieri, e quello è il ruolo dinamico funzionale che la donna assume all'interno della famiglia di mafia. Ma non sempre siamo in grado di ottenere evidenze tali da consentirci un inquadramento spendibile in sede processuale.
che cosa possiamo fare? E chiudo. Se non hai altre domande, perché normalmente le domande le faccio io. Come chiudo? Chiudo dicendo che circa 4-5 anni fa ci fu un'iniziativa parlamentare lodevole, secondo me, accompagnata, per rimanere anche, diciamo, legata a quello che segnalava l'onorevole Ferro, fu organizzato un convegno presso la Camera dei Deputati perché una serie di parlamentari, dovrei avere anche il disegno di legge in ufficio, prendendo spunto diciamo dal tutto il percorso virtuoso del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria e non solo, perché come si diceva prima era un modello adottato anche in altre sedi giudiziarie, si cercò, voglio dire, di mettere insieme queste esperienze e si discusse per un'intera giornata proprio in una bellissima sala all'interno della Camera dei Deputati, di quelle che potevano essere le iniziative, ovviamente su vari fronti, non esclusivamente quindi in ambito penale, per andare ad anticipare non un'azione, voglio dire, preventiva e ancor meno un'azione repressiva, ma un'azione formativa, cioè correggere il percorso educativo deviato e riportarlo sui binari del rispetto vero dei principi costituzionali. E non è... poi mi pare arrivato nessun risultato concreto, nonostante l'esperienza ci sia, nonostante le risposte in ambito giudiziario siano state date, nonostante ci si sia confrontati in varie commissioni ministeriali, ad esempio mi viene in mente su quello che poteva essere il contenuto dell'articolo 416 quater del codice penale, che vi dico subito che cosa doveva essere e che cosa non è, perché se aprite il codice penale l'articolo 416 quater non c'è. Doveva essere, diciamo, il portato normativo di tutta questa analisi per dire che i reati di tipo mafioso, quindi non solo il 416 bis, 416 ter e i reati aggravati da quello che oggi è l'articolo 416 bis.1, non sono solo reati contro l'ordine pubblico, ma sono anche reati contro la famiglia. E che quindi consumare determinati reati contraddice quelli che sono i principi costituzionali che regolano la funzione altamente formativa del nucleo familiare, cioè hai consumato reati di tipo mafioso? Vai incontro ad una pena accessoria ben precisa. Questa è un'iniziativa parlamentare. È sbagliata? Non lo so. Se ne è discusso. Il nostro sistema è pieno di indicazioni normative di questo tipo. Allora, se siamo convinti che la battaglia, come si diceva prima, prima ancora che giudiziaria, è di tipo culturale, allora dobbiamo soffermarci su queste possibilità. E allora dobbiamo tornare, voglio dire, alla riflessione di qualche anno fa, quando si disse: signori, il problema non è l'ergastolano latitante che ha già perso la potestà genitoriale, il problema è tutto quello che gli sta intorno, che magari interessato da reati minori ancora continua a esercitarla. Questo è. Quindi o l'approccio è largo o i risultati non arrivano. Penso, voglio dire, che oltre a questo non si possa dire oggi, perché sinceramente ci mancano quei dati di conoscenza che non mi consentono di esprimere neanche un'opinione. Grazie. Siccome il dottore Lombardo ha detto che lui è abituato a fare domande, quando mai ci capita di poterle fare noi a lui le domande? Io un'altra gliela vorrei proprio rivolgere. E allora, mi pare di capire, dottore Lombardo, con una battuta che non vuole assolutamente banalizzare il valore di quello, insomma, che è stato detto oggi in questa bella tavola rotonda.
Fermo restando che andrò a recuperare quel disegno di legge di cui parlava per... Esatto, allora lo recupero facilmente in questo caso e può essere una base di partenza, perché a me piace poi dalle tavole rotonde, dai convegni, no? Lasciare traccia e quindi proseguire con un obiettivo concreto, pragmatico. Siamo donne e quindi le donne sono molto più pragmatiche. Allora ha un senso andare a prendere quel disegno di legge, vedere se e come può essere modificato e comunque cominciare un'interlocuzione che possa poi portare ad un risultato. E quindi dicevo, io le lancio quest'ultima domanda: saranno le donne la vera leva del cambiamento allora, dottore Lombardo, di una realtà così dura, così difficile e che oggi allo stato dell'arte, nonostante gli sforzi apprezzabili, importanti, raggiunti dalla magistratura, resta comunque un territorio troppo impermeato, troppo, come dire, penetrato da cultura e non solo, come dice lei, da mafiosi, ma da cultura mafiosa, che porta tanti ragazzi e tanti genitori come me che fanno la scelta di far andare via i figli e non farli ritornare. Allora proviamo a invertire la tendenza, però perché questo accada dobbiamo necessariamente immaginarlo un cambiamento, altrimenti i tempi al futuro noi non riusciremo più a coniugarli in Calabria. E quindi le chiedo, è davvero la leva del cambiamento può passare dalle donne? Arrivare qua. E abbiamo cercato di ragionare proprio sul ruolo delle donne in una realtà come quella di Reggio Calabria. Reggio Calabria è un laboratorio criminale a cui tutti dovrebbero guardare, perché se volete sapere quello che diventeranno le altre mafie nei prossimi anni dovete leggere la storia dell''Ndrangheta fino ad oggi. Proprio perché hanno sempre avuto una straordinaria capacità di proiettarsi proprio negli scenari futuri, comprendendo quelle che sono poi risultate essere le dinamiche evolutive dei fenomeni criminali di tipo strutturato e non soltanto, diciamo quelle legate alle mafie tradizionali. Il problema, Giovanni, di questa terra e di tutti, diciamo, i territori fortemente contaminati da logiche, diciamo, mafiose evolute, non è ciò che è mafioso in senso stretto, per essere più chiaro, non è ciò che io posso, voglio dire, portare all'attenzione del mio giudice con una contestazione partecipativa. Il problema serio è ciò che io tendo a definire l'indotto mafioso, cioè tutto quello che vive di logiche mafiose pur non essendo tale, che va oltre il concorso esterno, va oltre il favoreggiamento, ma che non è connivenza non punibile. Perché, voglio dire, è tutto, voglio dire, un circuito molto ampio, che purtroppo determinate regioni conoscono molto bene, in cui l'inceppare il meccanismo mafioso inceppa anche quello che mafioso non è. Ed è lì che bisogna andare a incidere, a ragionare, con un approccio che in qualche modo si trova nelle parole di Klaus, nel momento in cui dice... Attenzione, che per arrivare ad affrontare in maniera evoluta quelle che sono le dinamiche di contrasto alle mafie, bisogna essere già in possesso di un'alternativa, e cioè bisogna essere in grado di fornire una via d'uscita. E chi può fornire una via d'uscita se non le donne? Perdonami. Solo loro. Cioè la donna deve recuperare questa dimensione, e la deve recuperare anche la donna di mafia, perché una caratteristica di fondo le mafie non perderanno mai, e cioè l'essere fortemente permeate da dinamiche di morte,
di povertà, di emarginazione. Cioè i grandi capi mafia sono una sparuta minoranza. E quale senso ha essere un grande capo mafia per andare a vivere 20-30 anni da latitante, costringendo le famiglie di origine a vivere in una sorta di apparenza che trasforma, voglio dire, quello che è il loro ruolo, che potrebbe essere il loro ruolo sociale, cioè di rottura, in una perenne situazione di autoinganno, nella quale non possono vivere bene, non stanno bene. Però questo non può essere il compito, voglio dire, riservato soltanto ai magistrati, o non può essere una risposta che tu puoi andare a trovare in una sentenza. Dobbiamo andare ben oltre, dobbiamo uscire dalle aule di giustizia e dobbiamo cercare, contrariamente a quello che è avvenuto anche in questa città troppe volte, di abbandonare quelle iniziative sporadiche, temporanee, non stabili, assolutamente in contrasto con un percorso che deve essere un percorso condiviso, costante, non perché mettono la bomba il 3 gennaio del 2010 davanti ai locali della Procura Generale, ma perché questa è la capitale dell''ndrangheta nel mondo e basta questo, non ci vuole nessuna bomba. L'emozione del momento ci sta, ma ci sta il lavoro quotidiano, l'impegno dei singoli e delle associazioni. Che cosa ti ho detto come ci siamo incontrati? Che io sono anni che non vado più a determinate iniziative. Perché non ha senso dire che noi ricordiamo determinati accadimenti e per 2-3 ore siamo tutti, voglio dire, permeati da una partecipazione a volte anche emozionante, per poi il giorno dopo non essere in grado di contrastare l'indotto mafioso. Ecco perché Reggio Calabria, voglio dire, torna a richiudersi su se stesso. Ed ecco perché, voglio dire, io ho sempre creduto, e te l'ho detto e te lo ribadisco oggi, che una possibilità c'è, ma questa possibilità deve essere oggetto di uno sforzo straordinario. Non basta fare il proprio mestiere fino in fondo in questa terra, bisogna andare oltre, perché dobbiamo, voglio dire, convincere proprio le donne, perché io sugli uomini di mafia non ho nessuna speranza da riporre in questa sede, che loro sono veicoli di vita e le mafie sono esattamente l'opposto. Siamo ancora in tempo, facciamo. Va bene, credo che possiamo, non abbiamo altre domande. Io ringrazio ovviamente tutte le autorità intervenute, ringrazio i nostri ospiti, i nostri relatori, ringrazio per l'attenzione anche chi ci ha seguito, erano tanti che ci hanno seguito a distanza, ringrazio Klaus che è stato collegato fino alla fine, dunque grazie a tutti, buonasera. Thank you.